In un Loris Bulgarelli inzuppato come non mai e ferito nel suo manto erboso, già debole, nella categoria solo 100 e un'altra località hanno giocato, il resto fermi per impraticabilità dei campi causa il maltempo che domenica imperversava su tutta la provincia di Ferrara. ASD 100 1913 ha colto un altro brillante risultato, una vittoria netta per 4-0 nei confronti del New Team Ferrara, una vittoria più bella considerando le condizioni di gioco in cui si è disputata la partita, dove i giocatori di Mister Davide Del Toro hanno dominato sul campo quasi uno stagno e sui giocatori del New Team. I gol sono stati realizzati nel primo tempo con una doppietta del principe Marco Cavalieri e nel secondo tempo con una seconda doppietta d'opera di Amsta. 4 gol netti e indiscutibili. E come avete visto dal supporto dell'immagine realizzata in esclusiva da Marco Raboni per TC100 Web TV. Sentiamo ora i protagonisti della partita da Mister Del Toro e Simone Paselli, ritornato al nome del Guercino dopo la trionfale di qualche anno fa conquista della Coppa Italia Emilia, che ha dato all'allora Centese Calcio l'accesso di diritto al campionato d'eccellenza. Vediamo. Vinte nettamente 4-0. Sì, il campo era veramente pesante, però comunque io devo elogiare tutti i miei ragazzi perché siamo stati incredibili. Cioè, quello che possiamo dire è che finalmente abbiamo una rosa, penso, al completo su tutti i ranghi. Possiamo fare dei cambi, effettuare dei cambi che comunque non cambia nulla a livello di tattica e a livello di forza fisica. E credo che sì. Siamo partiti un po' titubanti, ma il campo era pesante. Credo che sia stata una partita abbastanza divertente per noi e siamo carichi per continuare il nostro percorso. Noi abbiamo 10 finali da fare e siamo dell'idea di provare a vincerle tutte, perché comunque noi il 9 di aprile vorremmo chiudere il campionato. Ecco, c'è stato un esordio, diciamo così, il portiere al posto di Gambetti che è stato squalificato, a giudicare dalle parate è stato un bel esordio. Sì, era in settimana, l'abbiamo preparato bene, era un po' agitato perché sai non aveva mai giocato un minuto, quindi era un po' agitato, ma comunque si è comportato benissimo. In settimana ha fatto gli allenamenti belli, seri, era concentrato e oggi non avevamo dubbi che potesse fare comunque una bella partita. Partite sono state rinviate come quella del Gambulaga che non ha giocato, quindi diciamo così il sorpasso fra virgolette è stato rinviato. Sì, il sorpasso è bello vedersi davanti perché dopo tanto tempo in coda finalmente siamo davanti, però credo che il Gambulaga non abbia dei grossi problemi nel recupero con quella partita, però noi intanto siamo lì e gli mettiamo pressione e poi dopo vedremo come andrà a finire, insomma, ecco. Ecco, adesso la prossima partita si giocherà di sabato per dare spazio al Carnevale, ecco, come la vedi? Un piccolo giudizio su questa partita di sabato. Beh, il traghetto a me all'andata è piaciuto molto, è una bella squadra, una squadra comunque corretta, una squadra che gioca anche un buon calcio, credo che sarà una bella partita, noi saremo pronti ad affrontarla a viso aperto, perché comunque, ripeto, il nostro obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile e possibilmente di vincere il campionato. Questo... Simone Paselli, con un ritorno qui allo stadio Loris Bulgarelli, è un gradito ritorno, consideriamo il campione del mondo, nel senso che è stato uno dei conquistatori della Coppa Italia Emilia. Sì, per me è stato comunque sempre un'emozione tornare qua a 100, perché comunque è la mia seconda casa. E niente, è stata una scelta comunque difficile, però ne è valsa la pena sicuramente. Ecco, due partite, ecco, come vedi questa formazione? No, siamo una squadra, guarda, mi sono trovato in un gruppo fantastico che... Nonostante il campo, le condizioni e tutto, siamo riusciti a portare a casa una partita fondamentale. Siamo una squadra che tende molto a giocare, quindi questi campi non ci avvantaggiano. Però ho trovato un grande gruppo, un grande carattere, trasmesso anche dal mister. E quindi sono molto contento, guarda, della squadra e di tutto l'ambiente. Ecco, con Mister Del Toro è stata la prima volta che giocavi con lui? No, io non ci conoscevamo e mi avevano detto che era un mister che faceva correre poco, invece ho trovato l'opposto, ci ammazza allenamento. No, però è bravissimo, beh, poi si vedono i risultati. Ecco, pensavi a una squadra così quando hai accettato questo impegno?
No, guarda, io non conoscevo la categoria e niente, però è una squadra che non ci sta a dire niente, secondo me, in questa categoria. Quindi dobbiamo essere bravi a uscirne in fretta tutti insieme, perché non è scontato che chi è più forte in queste categorie vince. Infatti dobbiamo continuare così, gara dopo gara, vedrai che ci leveremo un sacco di soddisfazione. Quindi per la prossima partita, conosci la squadra, cosa ci puoi dire? Ah, la prossima partita dobbiamo assolutamente, sono 10 finali, dobbiamo vincerle tutte e per poi festeggiare a fine anno, perché dai, ce lo meritiamo, come soprattutto la città se lo merita, non, queste categorie a 100 non gli competono, dai. Beh, con mister Dottore avete feeling, perché ha dato la stessa risposta, 10 partite dobbiamo vincere tutte. Ma sì, è quello che alla fine è fondamentale, cioè penso che è quello che ci mette in testa ogni settimana, allenamento, ci alleniamo duramente, e alla fine il lavoro secondo me paga, però purtroppo in queste categorie a volte non vince, capito, il migliore, ma vince, sai, altre cose, magari squadre che non si allenano mai, quindi dobbiamo essere bravi soprattutto di testa, più che tecnicamente. Molto bene Simone, ti ringraziamo tanto e alla prossima volta, all'appuntamento. Piacere mio, alla prossima.